sorella e la convivente di un assicuratore piacentino morto nel 2013 sono state condannate a oltre 2 anni di reclusione per aver redatto un falso testamento su di un patrimonio milionario. Nella nostra provincia calano i reati e crolla il numero di profughi, secondo i dati comunicati dal Ministero dell'Interno. Riccardo, 2 anni fa, ha perso la vista, ma non ha fermato le sue passioni. Gioca ai videogame, scrive sul computer e sta preparando la maturità al Liceo Gioia. Prosegue la presentazione dei candidati sindaco nei 30 comuni piacentini al voto il 26 maggio. Stasera tocca a Podenzano, San Pietro in Cerro e Gossolengo. Domani gara 3 della finale play-out di basket a 2, la Beccheri pronta a sfidare Legnano e il tifo indiavolato dei Lombardi. Calcio, sorteggiati gli accoppiamenti per la prima fase nazionale da cui uscirà l'avversaria del Piacenza. Nel TGL i servizi e l'intervista a Luca Barlocco.